Enrico, buonasera, ben ritrovati a tutti, ciao. Michele, dicevamo un grande amico, ma soprattutto un grande tifoso dell'Avellino. Hai testimoniato anche in questi giorni la tua fede per i colori bianco-verdi attraverso i tuoi canali social. Poi stanotte è arrivato invece il tuo consueto editoriale per tutto Mercato Web, dove hai cercato di fare chiarezza soprattutto per rispetto dei tifosi erpini. Ci sei andato giù duro anche a proposito della federazione, parlando appunto di un guazzabuglio che comunque in quest'estate calcistica sta tenendo banco non solo per l'Avellino ma per tanti processi. Allora, facciamo un distinguo. Io spero di dimostrare la mia fede per l'Avellino non con le chiacchiere ma con i fatti. Credo di averlo sempre fatto da quando ho 2 anni, ne ho 35, diciamo che ho 33 anni di onorata carriera. Poi è naturale che dopo 12 anni lontano dalla provincia e dalla città segui di meno, ma l'amore resta. Quando uno vuole fare qualcosa è un po' come la beneficenza, la fai ma senza sbandierare alle 7:20. Sicuramente nel mio piccolo, piccolissimo, quello che posso fare, sto facendo per la causa bianco-verde, anche solo a livello mediatico, è naturale che io lo farò sempre, per passione, perché tra l'altro mio padre è uno dei primi abbonati, già versata la somma per l'abbonamento, quindi faccio capire come la mia famiglia è stretta attorno a questo lupo che amiamo da una vita in generazione in generazione. Detto questo, l'ho detto più volte a Sport Italia, un discorso è fare il tifoso, un discorso è fare il giornalista. Purtroppo quando si parla dell'Avellino è difficile fare il giornalista, devo togliere la sciarpa e mettere la cravatta. Se mi fai la domanda da giornalista ti rispondo, se mi fai la domanda da tifoso ti rispondo. Ti do prima la risposta da giornalista e quello che ho scritto oggi nel mio editoriale su tutto Mercato Web. L'Avellino ha fatto un patatrack e l'ha fatto abbastanza grosso, ne ho parlato soprattutto con alcuni dirigenti. E purtroppo è un dato di fatto, perché la seconda e la terza fideiussione non sono assolutamente lecite e non sono consentite. Seppur fatte, in particolar modo la terza da Groupama, se la fai dopo 2 giorni, ma c'è una scadenza, 2 giorni prima alle ore 19, la presenti 2 giorni dopo, la terza la cancelliamo. Quindi può essere anche la migliore fideiussione della terra, non vale, punto primo. Punto secondo, la seconda fideiussione di Finward non vale, perché non è arrivata una fideiussione, è arrivata solo un numero di polizza via PEC, doveva arrivare entro le 19 ed è arrivata alle 19:15. Non ci addentriamo neanche, Finward può o meno emettere una fideiussione, il 16 non l'avrebbe potuta emettere, quindi a prescindere, anche se fosse arrivata alle 18:50, non sarebbe stata valida, ma il problema anche qui non si pone, perché è arrivata neanche la fideiussione, un numero di polizza, come dicevo, alle 19:15. Quindi fuori la seconda, si deve ragionare, e lo sta facendo l'avvocato Chiacchio, brillantemente solo sulla prima, ovvero mandando degli emissari in Romania, dimostrando che al di là del rating si può avere una fideiussione solvibile grazie alla solidità di questa fideiussione. La partita è tutta qui. Secondo me, sempre con la cravatta da giornalista, non con la sciarpa da tifoso, purtroppo, e dico purtroppo ai miei concittadini, ai tifosi dell'Avellino come me, purtroppo non ci possiamo in questo momento dare notizie speranzose, per 2 ragioni, perché i tempi sono quelli che sono, 5-7 giorni abbiamo a disposizione per salvare l'Avellino, poi si va in mano al collegio di garanzia del CONI, ma il collegio di garanzia del CONI, purtroppo, per farlo capire al tifoso irpino, il collegio di garanzia del CONI è un brutto ostacolo, è un brutto avversario, c'è l'ex ministro degli esteri Frattini, che nel 90% delle sue cause è sempre stato contrario ai ricorsi dei club, quindi c'è un numero, una statistica che in questo momento non fa sperare bene i tifosi dell'Avellino. Frattini è un osso duro, il collegio di garanzia del CONI, in caso dovesse accettare le richieste di Chiacchio e dell'Avellino, si esporrebbe a una serie di cause, purtroppo, e queste situazioni, il collegio di garanzia del CONI, quindi non parliamo più di federazioni, molte volte le bocciano, il 90% delle volte. Adesso staremo a vedere. È una partita a scacchi, ti dico che è pure una partita politica, adesso bisogna vedere se Avellino e l'Avellino hanno la forza e la potenza politica per cercare di presentarsi da Frattini con le spalle abbastanza larghe. Hai detto bene, Michele, proprio per quanto riguarda il collegio di garanzia del CONI, perché negli ultimi 15-20 anni solamente 3 squadre hanno avuto ragione, ovvero Como, Paganese e Rende, 2 di queste tra l'altro difese proprio dall'avvocato Edoardo Chiacchio. Ma ritornando soprattutto alle tue parole, al tuo editoriale su tutto il Mercato Web, ci hanno colpito queste parole: il calcio italiano non può cancellare la storia e l'amore di una piazza così calorosa per questioni burocratiche.
consentito lo scorso anno l'iscrizione di Cesena, Modena e Vicenza, che erano piene di debiti. L'Avellino deve saltare se non può andare avanti a livello economico, ma non per un pasticcio procedurale. Certamente grave, ma la pena non può essere l'esclusione dal campionato. Il Collegio di Garanzia del CONI dia 2-3 punti di penalizzazione da scontare sul prossimo campionato. Io penso che con questo messaggio che tu hai scritto sia condensato un po' tutto, anche il parere, quello che è emerso in questi giorni infuocati qui in Irpinia, perché i tifosi si interrogano e si chiedono: ma era così disperata la situazione dell'Avellino, soprattutto nel momento in cui comunque questa società aveva provveduto alla ricapitalizzazione, aveva provveduto al pagamento degli stipendi? È scivolata praticamente su una buccia di banana, clamorosa tra l'altro. Domenico, allora io non sono il commercialista dell'Avellino, non sono l'amministratore delegato dell'Avellino, quindi prima di fare delle considerazioni, prima bisogna leggere i bilanci. Sicuramente l'Avellino non naviga nell'oro, e lo sappiamo tutti, e lo sappiamo bene. Secondo me Taccone ha fatto in questi anni molto di più di quello che avrebbe potuto fare secondo la sua disponibilità economica, e a Taccone va detto grazie per aver portato l'Avellino alle porte della Serie A, per averlo riportato stabilmente in Serie B e per aver dato comunque dignità alla piazza. Ricordiamoci che fino a pochi anni fa l'Avellino dalla C passava alla B, l'anno dopo passava dalla B alla C. Quindi a Taccone va dato questo grandissimo merito. Secondo me va dato anche il demerito di non aver trovato un compratore, di non aver trovato qualcuno che lo potesse affiancare, ed è un po' si è ostinato con questo giochino ad andare avanti da solo. Questo è l'unico demerito che io darei a Taccone. Per quanto riguarda quello che ho scritto questa mattina su tutto Mercato Web, fate fallire l'Avellino, mandatelo in D, ma mandatelo pure in eccellenza. Ma se è una società piena di debiti come lo era Cesena, 50 milioni, se è una società che non ha la forza di andare avanti, meglio fallire adesso che l'anno prossimo, almeno risparmiamo un po' di tempo. Se il problema è la fideiussione, quindi un aspetto burocratico, sicuramente questo ti dimostra che se in Italia l'Avellino non ha avuto una fideiussione, o è stato un errore clamoroso di Taccone, o qualcuno dice non sono convinto e quindi non rilascio la fideiussione. E questo è un problema che sicuramente già mette i fari addosso all'Avellino, questo mi sembra abbastanza chiaro. Far fallire l'Avellino però e mandare una provincia piena di speranze, una grande città, soltanto perché la fideiussione rumena non corrisponde al 100% alle richieste del club italiano, sicuramente Taccone e l'Avellino hanno sbagliato, ma come scrivevo oggi, se io passo con il rosso mi fai la multa, se faccio il dito medio al vigile dopo che passo con il rosso mi fai una doppia multa, ma non mi puoi dare l'ergastolo e non mi puoi mettere in cella allo stesso modo con chi ha ammazzato due bambini e una signora. Questo no. Per questo io dico che l'Avellino non può andare in D come il Cesena che ha 50 milioni di debiti. Dammi 2-3 punti di penalizzazione, benissimo. Dammi una multa da 20.000, 30, 50, 70.000, benissimo. Siamo d'accordo con il Collegio di Garanzia del CONI. Chi ha sbagliato deve pagare. L'Avellino oggettivamente un errore l'ha commesso, che sia in buona fede, che sia in cattiva fede, che sia per ingenuità o non per ingenuità, l'Avellino l'ha commesso. Ma quello che dico io, non puoi mandare l'Avellino in Serie D per una questione di fideiussione che può essere comunque borderline. Stop. Michele, in tutto questo abbiamo riascoltato pochi secondi fa l'avvocato Edoardo Chiacchio, che ha confermato un po' quella che era l'indiscrezione già emersa stamane, ovvero l'Avellino presenterà ricorso, ormai ci siamo tra pochissimo, e lo farà chiedendo la riammissione al campionato di Serie B, eventualmente anche in sovrannumero, perché come giustamente ricordava l'avvocato Chiacchio, in questo momento sono 19 le squadre regolarmente iscritte alla Serie B. Abbiamo ricordato in precedenza che però entro il 27 c'è la possibilità presentare le domande di ripescaggio. Abbiamo illustrato anche quanto accaduto la scorsa settimana, la vittoria del Novara al Tribunale Federale Nazionale, che ha ribaltato praticamente la classifica per le squadre ripescate. In tutto questo è notizia di poche ore fa, sarebbero pronte Ternana, Provercelli e Siena a fare ricorso sul precedente ricorso del Novara. Insomma, un bel guazzabuglio. No, nessun guazzabuglio. I ricorsi di Ternana, che hai detto, poi Siena e Provercelli. Ok, possono prendere il faldone e lo buttano nel cestino tutte e tre in un colpo solo. Ti spiego anche il perché. Perché l'unica che può fare ricorso serio e concreto rispetto al ricorso vinto dal Novara si chiama FIGC, ovvero Federazione Italiana Gioco Calcio. Se il ricorso entro giovedì lo farà la Federazione Italiana Gioco Calcio, non mi meraviglierei se ribaltasse il primo grado. Tra l'altro il primo grado di solito dà torto alle società, non favore. Questa volta al Novara ha dato parere favorevole. Se Siena
Provercelli e Ternana faranno ricorso, possono prendere, ripeto, il loro fascicolo, lo possono buttare nel cestino in 3 secondi. Tra l'altro è l'unica che può ribaltare la sentenza sull'illecito amministrativo, che poi anche lì è tutta una pagliacciata all'italiana, perché i famosi 2 punti di penalizzazione per il Novara arrivano perché il Novara era a credito con lo Stato. La legge normale ti consente di rateizzare, ovvero tu appella, devi accrescitirlo 10.000 euro. Poi io compro da te la tua macchina a 5.000 euro, cosa faccio, caro Zappella? Ti do 5.000 e gli altri 5.000 me li sconti, giusto? Certo. Benissimo. Il calcio questa roba qui, per farla capire alla gente, non la consente e quindi si va a credito, ma tu devi continuare a versare, il credito aumenta, non lo togli e non lo scorpori. Questo da qui nasce e ne deriva l'illecito amministrativo della famosa compensazione con l'erario. Detto questo, quando la settimana scorsa il Tribunale Federale Nazionale ha detto ha ragione il Novara, adesso ha ribaltato l'ordine dei ripescaggi. L'unica, ripeto, che può fare richiesta di annullamento del primo grado è soltanto la Federazione Italiana Gioco Calcio. Le altre 3 non hanno voce in capitolo. Se la Federazione entro giovedì farà ricorso, allora secondo me è tutto da decidere, perché la Federazione ha potere per farlo e rischia di cambiare tutto. Qualora non dovesse farlo la Federazione, ma lo fanno le altre 3, state sicuri che non avrà nessuna validità. E come vedresti questa possibilità che comunque emerge e potrà emergere soprattutto nel caso in cui il Collegio di Garanzia del CONI si pronuncerà dopo la presentazione delle domande di ripescaggio di avere addirittura una Serie B a 23 squadre? Secondo per noi sarebbe l'ideale, certamente. No, secondo me questo è molto molto complicato, sicuro è un pasticcio che la situazione Avellino se la porterà avanti. Specifico una cosa da concittadini per farlo capire alla gente, perché c'è infatti un po' di cattivore di ignoranza che fa confusione volutamente. Spiego il ricorso della settimana scorsa del Novara con la situazione dell'Avellino. Non hanno nulla a che fare, certo, perché certo. Se il Novara andrà in Serie B è la prima candidata, quindi non deve arrivare al terzo posto che sarebbe quello dell'Avellino. Quindi se il Novara passa il concetto del tribunale della settimana scorsa, il Novara sarà la prima, ha più punti del Catania, quindi basta già il fallimento o del Bari o del Cesena e il Novara già in Serie B. Chi invece deve sperare di un Avellino KO sono Ternana, Siena e Provercelli, perché in quel caso sarebbero loro ad occupare il terzo posto. Non so se sono stato chiaro, se non sono stato chiaro posso rispiegarlo. Per quanto riguarda invece la vicenda dell'Avellino è molto più semplice. L'Avellino in questo momento loro cosa devono fare? Sia il Collegio di Garanzia del CONI che la Federazione e la Lega di Serie B, una cosa molto semplice: noi dobbiamo fare subito il ripescaggio per 2 società, sono Novara e Catania, bene, non sono Novara e Catania, sono Ternana e Siena, bene, arriviamo a 21, poi aspettiamo il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, se l'Avellino avrà ragione si va a 22, se l'Avellino non avrà ragione allora la 22esima sarà una delle teste ripescabili. Anche qui spero di essere stato chiaro, ma oggi come oggi il calendario di Serie B secondo me si farà con, in attesa dell'Avellino, con 21 squadre, 2 ripescate che prenderanno il posto di Bari e Cesena più una X. Difficilmente vedo una cosa plausibile come le 23. Siccome siamo in Italia tutto è possibile, ma mi sembrerebbe davvero essere paradossale. Ecco, la tua è una linea logica e razionale, però ormai nel calcio siamo abituati un po' a tutto. Michele, noi ti ringraziamo di vero cuore. Un ultimissimo messaggio che ti senti di lanciare in questi minuti da tifoso dell'Avellino, da concittadino appunto al popolo biancoverde, al popolo erpino. L'Avellino non deve fare un errore in questo momento. Stampa, giornalisti che lavorano sul nazionale come sottoscritto, tifosi, tifosi che vivono all'estero, tifosi che vivono fuori da Avellino, taccone, società. Oggi bisogna di fare polemica, oggi come oggi non bisogna trovare e fare gli striscioni contro taccone, oggi come oggi non bisogna andare e farsi vedere all'esterno come già sconfitti e quindi la piazza contro taccone e contro la società. Oggi bisogna essere tutti uniti, portare a casa questa vittoria che sarebbe più importante di una promozione in Serie A, bisogna essere uniti all'interno e all'esterno. Poi, vinta la battaglia, ci sediamo a tavolino e vediamo se Taccone è un colpevole, se Taccone è innocente, se l'Avellino è guidato bene, se l'Avellino è guidato male. Ma oggi, fino alla vittoria alla Collegio di Garanzia del CONI, tutti uniti verso un'unica direzione, sotto un'unica bandiera, sotto 2 colori che sono il bianco e il verde, come noi ben sappiamo. Se facciamo oggi polemiche tra di noi, ci ammazziamo tra di noi, arriviamo al Collegio di Garanzia del CONI e siamo morti prima di entrare in campo. Quindi tutti uniti verso una meta. Poi ci sediamo a tavolino e indichiamo il colpevole. Michele, come sempre noi ti ringraziamo davvero di cuore per questo prezioso collegamento e non ci resta che dirlo, come hai sottolineato stesso tu, noi chiudiamo sempre
qualsiasi collegamento con un Forza Lupi e Forza Avellino. Forza Lupi, mai più che mai oggi, e Forza Avellino. Forza ragazzi, che è dura, proviamo a portarla a casa però.